Meal prep terminato ed è anche quasi pronto da mangiare, così pranzo al volo perché ho un sacco di cose da fare. Oggi è martedì e ieri non ho vloggato perché, come ormai saprete, come ormai avrete capito perché vi ho detto un sacco di volte, il lunedì ancora per poco fino alla fine del primo periodo di università non ho lezioni e di conseguenza solitamente me lo prendo anche libero dal lavoro in modo da poter staccare completamente. Non l'ho potuto fare, ad essere sincera, ieri perché questa è una settimana super importante. Infatti venerdì devo consegnare il terzo e ultimo essay che concorrerà al voto finale della materia di storytelling e quindi ho un po' di ansietta perché è quello con il peso maggiore ed è anche quello più complesso, più difficile, in cui dovremo scrivere di un videogioco. Sinceramente, non essendo una grande gamer, mi fa un po' paura, però vedremo come andrà. E poi, ancora peggio, la settimana dopo, cioè tra esattamente una settimana, probabilmente il giorno in cui voi starete vedendo questo vlog, o forse l'avrò già fatto ora che caricherò, non lo so. In ogni caso ho l'esame di History of the Media Landscape, che mi fa paurissima perché sono sicura al 100% di essere troppo indietro con lo studio e questa settimana dovrò recuperare in qualche modo. Però sono tantissime cose che non avevo considerato, tipo il materiale delle lezioni che non si sa per quale motivo non combacia esattamente con quello del libro che abbiamo da studiare, quindi ci sono un po' due strade parallele che bisogna percorrere entrambe per essere preparati. E inoltre devo dire che è una materia che non ho capito al 100% e soprattutto non ho apprezzato. Di conseguenza lo studio è 100 volte più difficile. Stamattina ho lavorato e adesso, dopo pranzo, mi dedicherò solamente allo studio. Guardate un po' quanta verdura, è una specie di ratatouille che però andremo ad utilizzare più volte questa settimana. Non vi preoccupate, non ho intenzione di mangiarla tutta oggi. Praticamente così facendo ho la possibilità di mangiare molto più in fretta, di risparmiare un sacco di tempo, soprattutto nelle settimane come questa in cui non avrò nemmeno il tempo di respirare, perché conserviamo tutto nei tupperware e poi andiamo a scaldare nel microonde solo la porzione interessata. E abbiamo ogni settimana questo plan con tutti i pasti per ogni giornata, che sembra un po' una cosa maniacale, una cosa da pazzi, e un po' forse lo è, ma aiuta davvero tantissimo. Adesso mi mangio le verdure con una fetta di pane che ho tostato qui, tra l'altro me la stavo dimenticando nel tostapane, la stavo bruciando, e stasera invece andiamo a fare il couscous sempre con queste verdure. Non vi preoccupate perché le proteine le assumo in grandissime quantità, ieri mi sono mangiata 8 kg di ceci, almeno 4 volte a settimana legumi sempre, uova e quanto più. Per chi non lo sapesse, sono vegetariana, quindi tutte le proteine che assumo non includono carne, includono poche volte, quasi nemmeno una settimana, il pesce, perché ancora non sono riuscita a eliminarlo, ma giusto per rassicurare tutti coloro che in questi ultimi mesi si sono interessati a questa scelta che ho fatto ormai ad aprile e non vi ho più aggiornato perché è andata benissimo, ho filato sempre tutto liscio e mi sto sentendo benissimo, non mi manca per niente la carne. Devo dire che, a differenza della prima volta in cui avevo provato a eliminarla dalla mia dieta, questa sta risultando molto più semplice. Sarà perché vivo ormai da sola, quindi rispetto a prima non mi devo preoccupare di far fare a mia mamma cibi diversi solo per me, cucinando io stessa il mio cibo attualmente. E poi sarà perché qui in Olanda ci sono tantissime alternative vegetariane anche nei ristoranti e soprattutto mi sono fatta una cultura totalmente diversa anche proprio sui legumi, che prima ignoravo totalmente e adesso mi piacciono tantissimo e riesco a includerli veramente dappertutto. Infatti ieri ho avanzato un po' di ceci che avevo fatto in insalata, che andrò a mangiare oggi a pranzo. Io sempre più impaziente per il Natale comunque e sempre più ossessionata dal tè caldo. Sono quasi le 2:30 e adesso appunto mi faccio questo tè. Tra l'altro devo fare il refill dello zucchero ed è una cosa troppo rilassante, adoro farlo.
ieri, oltre ad aver comprato questa meravigliosa tazza, ho anche fatto rifornimento di libri, o meglio, ho comprato un libro e ho guardato anche altri che mi interesserebbe leggere, ma che erano troppo alti, troppo grandi per il periodo che sto attraversando ora. Infatti sono appena ritornata a leggere con costanza e soprattutto con passione, perché veramente non so cosa mi sia successo, ma non riuscivo più a essere concentrata o a non addormentarmi dopo le prime due pagine. Ed è stranissimo perché attualmente sto ancora finendo questo libro, che è La regina dei castelli di carta, ovvero l'ultimo della trilogia di Millennium di Stieg Larsson, che se mi seguite in realtà dall'inizio di quest'anno, perché ho iniziato a leggerla sì forse a febbraio, è stata una trilogia che mi è piaciuta tantissimo. Infatti i primi due libri me li sono divorata. Poi non so perché, probabilmente, ripeto, non è stata colpa in sé di questo libro, ma della mia vita in generale, che è diventata sempre più frenetica, ma non riuscivo proprio a finirlo. E ve lo giuro, ci ho provato, riprovato, riprovato, ma io non sono una persona che lascia il libro a metà mai. Penso che in 21 anni di vita io non l'abbia mai fatto. Di conseguenza non ce la facevo a dire ok, basta, questo non mi convince più, ne prendo un altro e leggo un altro. Proprio era più forte di me, al che ho lasciato completamente perdere la lettura, che è una cosa che mi fa male dire perché l'amo, l'ho sempre amata e soprattutto è l'unico momento in cui stacco completamente la testa da tutto il resto della vita se il libro è davvero un buon libro. E vi posso dire che non do la colpa a Stieg Larsson, perché in realtà adesso che ho ricominciato a leggere, che sono forse in uno stato mentale migliore, sto apprezzando tantissimo anche quest'ultimo capitolo della saga. E tra l'altro lo sto divorando perché finalmente sto procedendo così a passo spedito che sono a più di metà. E ieri, proprio per questa ragione, ho voluto comprare un altro libro, che è, penso tradotto in italiano, Storia di una ladra di libri, in inglese The Book Thief, ed è sostanzialmente un classico, nonché uno dei bestseller internazionali più famoso. È stato un degno, possiamo dire, sostituto di un altro libro che mi interessava molto, ma che è una cosa tipo così, cioè tutti e due questi messi insieme, ovvero Il Conte di Montecristo. Ora non me la sento, soprattutto sotto questo periodo di stress. Ora è il momento di mettersi a studiare. Da quanto tempo non usavo questi Study With Me? Secondo me sono i migliori. Il canale si chiama Merv e ha praticamente video di tutti i tipi. Io adesso sto guardando questo, che tra l'altro mi è capitato, è l'ultimo uscito ed è in premiere, quindi ci sono anche le persone che commentano in live, e sono 3 ore di sessione di studio con 10 minuti di pausa ogni 50 minuti, che dovrebbe essere la soluzione perfetta per me. In realtà per questa sessione non ho appunti cartacei, ma ce li ho tutti sul computer. Li farò stampare eventualmente, ma oggi non ho assolutamente tempo di andare, quindi farò tutto da lì e trascriverò i concetti più importanti su questo quaderno in modo da fissarli proprio mentre li scrivo. E questo è il mio desk setup, ovviamente acqua che non può mai mancare, poi qui abbiamo evidenziatore, l'astuccio e lì abbiamo il cavalletto dove ora vi metterò perché mi aiuterete a mantenere la concentrazione. Primo goal studio completato nei primi 50 minuti della sessione, ho finito di riassumere l'ultimo capitolo che mi mancava per finire tutto il riassunto della prima parte del libro, quindi ora posso andare a stamparlo e andrò adesso giusto a piedi perché è a 5 minuti letteralmente da qua il posto, così mi rinfresco anche un attimo. L'unica cosa è che piove, quindi spero che non inizi a diluviare, per ora è ancora del tutto fattibile. E vabbè, comunque fortunatamente, ripeto, ci vivo vicinissima, quindi sfrutto l'occasione per andare a fare una passeggiata che magari mi aiuta anche a riposarmi.
Possiamo passare alla fase 2, qui ho tutto stampato, sono riuscita a riassumere 4 capitoli e l'introduzione in meno di 20 pagine, sono veramente soddisfatta e adesso tutto quello che devo fare è andare a memorizzarle. Ho fatto stampare senza fronte retro, quindi con una pagina bianca dietro a ogni foglio, perché voglio utilizzarla per fare degli ulteriori schemi se mi servono o per aggiungere informazioni se effettivamente avrò del tempo, spero di sì, però non ne sono sicura. Mi sono limitata per ora a fare un vero riassunto, il più riassuntivo possibile, anche se non ho proprio questo dono nella mia vita. Prima pausa merenda con l'ultima scoperta del periodo, ovvero il latte di avena con il caffè, anche se credo che continui a preferire il latte di soia, però ormai ho questo, finisco questo, e metà fetta di pane con marmellata di albicocche. Ultima sessione di studio, ho gli ultimi 50 minuti e spero di riuscire a finire tutto entro questo tempo, altrimenti credo che farò una quarta e ultima tranche giusto per riuscire a portare a termine il carico di lavoro della giornata. Però vorrei tantissimo riuscire ad allenarmi oggi qui a casa, perché non ho assolutamente tempo di andare in palestra e a casa non ho nulla, quindi boh, penso che cercherò di fare pilates o stretching o qualcosa senza equipment. Ma la verità è che sto odiando il mio abbonamento della palestra annuale, perché non sopporto più quell'ambiente, non so che cosa mi sia successo, però fondamentalmente solo il pensiero di andare lì, non tanto il pensiero di allenarmi e fare fatica, mi disturba terribilmente. E purtroppo la me del passato non è stata abbastanza previdente, ma soprattutto abbastanza cauta nel fare l'abbonamento, e essendo stata la mia prima volta a testare una palestra vera e propria, potevo aspettarmelo che non sarebbe stata la cosa dei miei sogni. Appena mi finirà questo abbonamento, che ormai ho diciamo buttato via, farò un'altra cosa, cercherò un altro sport che mi coinvolga di più, che effettivamente mi faccia venire voglia di andare. Sono le 6 e il mio tempo per lo studio è scaduto. Alla fine sono riuscita a fare fino al capitolo 3, mi mancano ancora 4 pagine che riassumono il quarto e ultimo capitolo che avevo da fare per oggi, ma credo che le lascerò per stasera, perché adesso voglio proprio muovermi un attimo e sempre stasera andrò a riprendere tutti i vari concetti che ho già riguardato e magari anche a ripetere, nonostante non sia particolarmente sicura di questo passaggio, perché l'esame sarà scritto come tutti gli esami qui in Olanda, non ci sono orali. In ogni caso volevo farvi vedere, anche se poi fatemi sapere se vi va un video sul metodo di studio aggiornato e interamente dedicato, come vado ad analizzare tutti i riassunti che faccio. Già di per sé quando li faccio a computer sono super schematica, in modo che per me sia chiaro, e poi vado ad utilizzare vari colori per vari concetti e varie categorie. Il giallo sono da sempre e per sempre le date per me, davvero il mio cervello le associa solo a questo colore da penso alle elementari. Poi vado con il viola per i concetti chiave, diciamo i termini, i vocaboli da memorizzare, il verde per i luoghi e l'azzurro per i nomi propri, mentre poi il rosa, che non so quanto si veda perché questo evidenziatore non è bellissimo a dire la verità, è per le cose in generale. Ce l'abbiamo fatta. È il momento di cambiare l'acqua a questi fiori, così rimangono un po' più freschi. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. Ero in questa esatta posizione il primo giorno di università quando mi sono preparata insieme a voi e ho deciso di rimettermi qui per annunciarvi che ho ufficialmente consegnato il primo progetto che pesava sulle mie spalle in questi giorni e l'ultimo progetto del mio corso di storytelling, l'ultimo essay sul gaming e su un gioco insomma per computer che abbiamo dovuto analizzare. È stato il più tosto come prevedevo, ma c'è una grande soddisfazione di
dietro al fatto che ho concluso il mio primo corso in università a Utrecht e mi sento un filo più leggera, quindi la tensione almeno di questo è andata a scemare. Altre due cose importanti succederanno in questi giorni, ovvero l'evento dopodomani e l'esame tra 5-6 giorni, ora non mi ricordo esattamente, non voglio saperlo. Quindi non ci resta che tenere duro e continuare come sto facendo, svegliandomi presto, studiando tutti i giorni, lavorando tutti i giorni e facendo tutte le cose che mi impongo di fare sulla to-do list, perché ci sarà un riposo meritato, più che meritato, dopo. Adesso mi devo concentrare sul riassunto dell'ultimissimo capitolo che mi manca da riassumere, per l'appunto, del libro di History. Vado a stamparlo e posso finire anche lo studio di questa parte, così nei prossimi giorni, nei giorni subito prima dell'esame, posso concentrarmi invece sugli argomenti affrontati a lezione, che sicuramente andranno anche un po' a mischiarsi insieme a quelli del libro, però sono tecnicamente più leggeri, quindi ci dovrei mettere meno, ecco perché li ho lasciati verso la fine. Venerdì sera vuol dire cibo da asporto. Abbiamo preso su Just Eat, che qui si chiama Twist Bezort, in questo posto che praticamente è il posto dove prendiamo sempre, che fa sia poke che burritos. Ovviamente il burritos è di Domenico e il poke è il mio, poi vi faccio vedere che cosa ci ho messo dentro. E mangiamo sul divano con un film, questo penso sia l'apice del vivere da soli. 9 grammi del solito sbaglio. Ma giù le mani! Dai, un pezzo solo. Ed eccolo qua, abbiamo base di riso bianco con tonno e salmone, che come al solito sono le uniche due proteine che posso mai scegliere di mettere nel poké. Invece qualcun altro decide anche di metterci la carne. A voi. Poké è buonissimo. No. Qui con la carne. Poi toppings di cipolla croccante e zenzero, e abbiamo poi gli edamame, cetrioli, avocado e insalata d'alghe. Buon appetito! Momento haul che mi sembra di non fare da una vita sul mio canale, infatti secondo me è così, perché oggi, essendo sabato ed essendo stata barricata in casa nelle ultime due settimane praticamente a studiare e lavorare, volevo farmi una passeggiata e volevo andare al flower market, che fanno appunto una volta a settimana la mattina, perché volevo comprare una piantina per la cucina, dato che la nostra che avevamo è passata a miglior vita. Ho deciso di lasciar perdere, ma dato che ero in vena di camminare e prendere un po' d'aria e la temperatura non è così male oggi, sono passata anche in altri negozi, oltre che a fare le ultime cosine per l'evento di domani. Sono passata proprio in negozio da Subdue, dove lavoro, per scegliermi l'outfit per l'evento mamma e figlia che ho organizzato in tutto questo tempo e che finalmente domani sarà un'altra cosa da tirare fuori dalla mia to-do list. In ogni caso vi mostro tutto, tra cui anche questa. Allora, questa è stata un gift da un'azienda parigina chiamata Polen, che ha deciso di inviarmi due borse. Vi faccio vedere per prima questa, perché l'altra ce l'ho giù, invece lei l'ho portata con me stamattina perché ho anche i pantaloncini sotto dello stesso colore. Sono molto contenta di mostrarvele perché sono di una qualità pazzesca e sinceramente, se volete una borsa un po' diversa da tutte quelle che ci sono in commercio ad oggi, un po' più particolare, andate sul loro sito, ve lo lascio qui sotto nell'info box. Io ho deciso di prendere questa in marroncino perché secondo me è perfetta per l'autunno, in più ho apprezzato tantissimo la cura dei dettagli e soprattutto il fatto che questo dettaglio qui della fibbia sia in oro come tutti i gioielli che indosso sempre. Poi ha la tracolla regolabile, io l'ho messa così corta perché solitamente non la porto a tracolla ma a spalla. Ha il magnete per chiuderla e tenerla chiusa e è super super capiente. Grazie ancora a Polen. Proseguiamo con il vero bottino di oggi. Direi di skippare molto velocemente le cose noiose, ovvero queste due, che sono un pacchetto da 4 di collant un po' trasparenti, semi trasparenti, e poi ho preso questi che dovrebbero essere
un po' contenitivi. E sempre in questo negozio che si chiama Hema, che vende davvero di tutto, ho preso questi integratori multivitaminici che hanno dentro, tra le tante cose, anche la vitamina B12. Non mangiando carne è fondamentale, ma vi consiglio, anche se la mangiate, di andarla ad integrare, perché ormai è carente più o meno in tutto. Ora arriviamo al pezzo forte, che, come vi dicevo, è proprio quello che andrò ad indossare domani. Questa gonnellina a balze con i quadretti e l'elastico in vita, è tipo vita media, volendo anche vita bassa, e la adoro perché questi quadrettini sono un misto tra nero e marrone, quindi anche perfetti con quella borsa. E hanno il pantaloncino. Da abbinarci ho poi preso questo top qui, tutto fatto di pizzo. Per finire, dato che siamo comunque in inverno, un classicone maglione con lo scollo a V e le trecce. Sono passata a lavoro e adesso sto per andare a fare una cosa di cui probabilmente mi pentirò. Guardate la lunghezza dei miei capelli ora, penso che non siano mai stati così lunghi. Li sto andando a tagliare e sto tremando, non so se si vede, ma non li taglio da un sacco e non penso che io li abbia mai tagliati così corti come vorrei tagliarli. Non so se effettivamente lo farò o ci ripenserò all'ultimo. Ciao amore. Ciao. Aspetta un attimo, che c'è? Mando la mia reazione, wow. Pelata. Eccoci, avevo paurissima di vedere il risultato finale allo specchio una volta a casa, perché ovviamente dal parrucchiere sorridevo, annuivo, ma avevo paura della mia onesta reazione. In realtà vi devo dire, mi piacciono moltissimo, li ho tagliati tantissimo, avrei voluto misurare il pezzo che mi è stato tolto e mi fa strano perché non penso di aver mai tagliato così tanto i capelli. Infatti il parrucchiere continuava a chiedermi: sei sicura? Lo faccio? Vado? Sei pronta? E io non lo so, se mi dici così mi fai ripensare, ma alla fine penso che questa sia stata la decisione più giusta, soprattutto perché risparmierò un sacco di tempo mentre li lavo poi ad asciugarli eccetera. E seconda cosa, perché con la stagione dei cappotti, delle sciarpe, sono molto più pratici e molto più comodi. E li ho fatti un po' layered, quindi ci sono un po' più corti qui davanti, poi un po' tipo a strati, e questo dovrebbe contribuire a dargli una forma più sensata.